Sì, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti, siamo online a 10 secondi, io sono Robert Piattelli, mi vedete con un'icona, ma c'è un volto dietro, ma ho una linea che è un po', come dire, lentina, e per cui se metto anche il video non mi si sente niente. Quindi io farò un po' da semaforo a questo quarto webinar, il tema che abbiamo cercato di costruire su delle persone appunto il tema delle culture. E si presenteranno i soggetti via via che gli daremo la parola. Io inizierei con Letizia De Casuccio, che è il direttore generale di Coop Culture, una persona che ho avuto il piacere di conoscere a settembre di quest'anno in un evento organizzato sul patrimonio UNESCO, la valorizzazione del patrimonio UNESCO, e forse è quella che più è incasinata in questo periodo. Per cui a te la parola e ci racconti un po' qual è la tua organizzazione, qual è il carico, la portata, i numeri, le persone. E che come state iniziando a ragionare di affrontare questo periodo? Allora, intanto vi saluto, saluto tutti. Vedete che alle mie spalle c'è un San Gennaro con questa scritta Stay Liquid che mi hanno regalato i soci di Napoli, noi siamo una cooperativa. A Natale, no, lo dico giusto veramente come battuta, invece l'ho voluto tenere alle mie spalle in questi giorni di quarantena, quindi, affinché porti fortuna a me e a tutti quelli che si collegano con me. Cosa stiamo facendo? Intanto cos'è Coop Culture? Coop Culture è una struttura cooperativa che gestisce in tutto il territorio nazionale più di 250 istituzioni culturali, lavorano con noi 2200 soci che attualmente, diciamo, per la maggioranza sono in fondo di integrazione salariale, quindi stanno utilizzando gli ammortizzatori sociali. Gestiamo biglietterie, attività didattiche, progetti di marketing, strumenti per la fruizione nelle maggiori istituzioni culturali italiane, dai Musei Civici di Venezia, alla Venaria Reale, per passare dal Colosseo fino appunto alle gestioni in Sicilia. Gestiamo sia il sistema museale per la regione Sicilia della città di Palermo, anzi del comprensorio di Palermo, quindi prevalentemente Palermo e Monreale, e nella gestione della Valle dei Templi e di alcune altre strutture nella provincia di Agrigento. Cosa stiamo facendo? Diciamo, come prima fase abbiamo naturalmente messo in sicurezza un numero immenso di gente che lavora con noi, appunto più di 2200 persone in questo momento sono in fondo di integrazione salariale. E abbiamo insomma in qualche modo facilitato il più possibile questo tipo di accesso agli ammortizzatori sociali perché era intanto, diciamo, quella l'urgenza. Dopodiché stiamo cercando di studiare, di riaprire in sicurezza i nostri musei e monumenti, così nostri, nel senso quelli che noi gestiamo come biglietterie, come accessi, e stiamo studiando, anzi abbiamo studiato, siamo pronti a metterlo in atto già dai primi giorni di giugno, un sistema che ci consentirà di riaprire in sicurezza prevedendo progetti che appunto hanno all'interno un solidissimo, robusto progetto di distanziamento sociale. Siamo sicuri che, diciamo, siamo abbastanza certi che quello che sarà il nostro target, sarà il turismo di prossimità, quello che oggi viene chiamato staycation, cioè lo stay at home più vacation, e quindi è un turismo di residenti prevalentemente. È un turismo, diciamo, sicuramente tutto italiano, probabilmente in una primissima fase, prima di agosto, sarà quasi esclusivamente relativo ai residenti, quindi ci stiamo immaginando progetti di engagement su nuovi pubblici, ma soprattutto ci stiamo immaginando di favorire quello che è l'escursione, quella che è l'esperienza, e quindi nei territori, per esempio, che è una delle
probabilmente delle necessità che noi, diciamo, in qualche modo stiamo già perseguendo da tantissimi anni, cioè quello di avere, di promuovere non solo, diciamo, l'attrattore, che poi è la ragione della visita, chi va probabilmente viene a Roma, ci viene per visitare il Colosseo, chi va appunto a Palermo, ci va per visitare la cattedrale, faccio due esempi di due città che sono rappresentate senz'altro oggi qui, questo, e chi va appunto a Palermo ci va per visitare il centro storico, la cattedrale e il Monreale, molto probabilmente quello che va sicuramente favorito è proprio la ripartire, per questo diciamo ripartire dai territori, è unire un'iniziativa di promo commercializzazione dei prodotti, che siano dei prodotti anche delle escursioni che favoriscano cultura, ambiente ed enogastronomia, e quindi individuare dei percorsi in sicurezza con delle piattaforme territoriali. Noi abbiamo iniziato, faccio un esempio per tutti perché è un esempio che si riesce a comprendere in un territorio omogeneo anche come quello di cui oggi forse approfondiamo, che è appunto quello della costiera amalfitana, cioè anche in territori così omogenei è possibile, anzi soprattutto in territori omogenei è necessario, sono necessarie delle piattaforme territoriali che a partire dal biglietto dell'attrattore, nel caso per esempio dell'Agrigento, noi abbiamo messo in rete quest'estate un portale che si chiama proprio Welcome to Agrigento, ed è un portale in cui si viene promo commercializzata a partire dal biglietto per la Valle dei Templi tutta l'offerta, l'escursionismo più che l'offerta, perché poi non ci sono, naturalmente non c'è ricettivo, non c'è ristorante, c'è proprio l'offerta, la promo commercializzazione dell'offerta escursionistica in qualche modo. Questo significherà fare in modo che ci siano, si tiri la volata anche a settori, associazionismo, volontariato, ma anche settori pubblici e privati, per fare in modo che ci sia una cabina di regia omogenea. Dico questo e aggiungo che sarà necessario proprio in questi territori creare forse delle nuove forme di governance, superi un po' la logica burocratica dei distretti, ma vedano un forte partenariato pubblico-privato, così come il codice dei beni culturali ci consentirebbe di mettere in pratica fin da subito, e quindi diciamo la creazione di distretti molto virtuosi che in qualche modo si auto conducono, ecco, una strategia di promo commercializzazione a partire da quello che dovrebbe essere diciamo promosso in tutti i territori da piattaforme territoriali che sono dei sistemi, diciamo, digitali in cui sistematizzare tutta l'offerta territoriale. Direi che sono anche territori in cui se dovrebbe essere prevista, insomma, una burocrazia più possibile semplificata, perché questo è un po' il tema, non risolvono tutto il problema del turismo, perché poi, come spesso si dice, che è una delle ragioni, diciamo, anche secondo me non è stata fatto, è stata data una grande attenzione al turismo in questa vicenda, perché appunto probabilmente c'è un sistema di rappresentanza molto frazionato, ma perché anche il turismo è veramente un settore molto molto complesso e molto diversificato al proprio interno, quindi appunto c'è il turismo più tradizionale, quello che pacchettizza, perché è quello che diciamo è la madre di tutte le attività, e poi appunto ci sono le offerte turistiche territoriali che appunto sono soprattutto, come ben sappiamo, portate avanti da alberghi, poi c'è tutto il sistema dell'escursionismo. Io penso che in questa fase soffrirà forse un po' di più il ricettivo, sono sicura che questo accadrà, però il fatto di costruire un'offerta escursionistica tailor made
anche cambiando un po' pelle rispetto, noi siamo stati sempre dei grandi aggregatori di domanda, forse da domani dobbiamo diventare degli aggregatori di domanda che però venga diluita maggiormente nel corso dell'anno, nel corso della giornata, anche con iniziative, e quindi possiamo inserire, dovremmo cominciare ad inserire delle esperienze nei nostri pacchetti, perché questo, e quindi forse questa fase di qualche mese ci aiuterà anche a, e non può che essere fatta secondo me in associazione con chi poi dovrà gestire la vera e propria offerta turistica, dai balneari agli alberghi, e sarà necessario ecco, creare una cabina di regia e capire anche cosa è più utile per tutto il sistema. Io ho una proposta, ho sentito tanto parlare di sostegno alla domanda, ed è giustissimo, le buone vacanze, eccetera. Quello che vorrei, diciamo, lanciare, quando mi chiedono, lo dico sempre, è qualcosa di molto diverso da quello che ha fatto la Francia, che ha favorito assegni per le famiglie, quindi attività di welfare. Io penso che in questa fase qui sia necessario invece che quel tipo di contributo venga dato alle imprese, qualunque tipo di impresa, della filiera turistica per contribuire, per costruire delle offerte gratuite o comunque dei pacchetti culturali di istruzione che possono essere inseriti dentro i pacchetti degli hotel, piuttosto che delle aziende autonome, piuttosto che appunto dei grandi tour operator, cioè qualcosa da offrire a tutti quelli che acquistano la nostra destinazione. Perché capisco insomma l'esigenza di fare welfare, però non è detto che il welfare va fatto con il turismo. Io vedo che diciamo, può essere un sistema, ma in questo momento è necessario che sia soprattutto data alle imprese questa possibilità, e io direi che le imprese in questa nuova forma di governance che devono comunque avere per superare soprattutto le divisioni, perché io penso che la nostra frammentazione sia stata anche la ragione per cui oggi il turismo, forse tra tutti i settori, quello che è stato meno attenzionato, solo adesso se ne sta cominciando a parlare. Ma noi, a differenza di commercianti, di tanti altri settori, quando apriremo la serranda, non è che avremo la gente che acquista i nostri prodotti, probabilmente l'ortofrutta sotto Catalina, quando aprirà la fiera serranda, avrà dei clienti. Noi non credo che ne avremo, insomma, quindi ci dobbiamo andare veramente a conquistare, e questo può essere fatto solo con un'operazione di sistema. Letizia, grazie. Ora ti faccio subito interagire con Messa a Terra, che è la città di Palermo. Ti faccio però una domanda anche un po' così, forse insomma, se mi puoi rispondere. Insomma. Voi vedete, siete una grandissima organizzazione con le spalle molto larghe. Che cosa sta succedendo a tutta l'economia della valorizzazione dei beni culturali? Che questa è una domanda anche per Adam dopo, degli attrattori, tutto quello che ruota magari di piccole organizzazioni, di persone, è un settore che sta soffrendo maledettamente, è preoccupato, c'è preoccupazione per il futuro? Noi, Roberto, noi siamo completamente fermi, quindi, e quando ci sarà la ripresa sarà un costo per noi, non sarà un ricavo, perché la ripresa, immaginati una situazione come il Colosseo, nel mese di maggio noi avevamo 35.000 persone, con il contingentamento, e quindi ne potremmo ospitare al massimo 3.000, ma ci sono 3.000 romani che tutti i giorni vogliono venire al Colosseo? No, noi stiamo stimando che più di È 5 la risposta. Adam, non ne avremo. E quindi cosa stiamo soffrendo? Noi soffriremo moltissimo, moltissimo, per moltissimo tempo, perché se pensi che secondo gli aeroporti di Roma il primo aereo che verrà atterrerà a Fiumicino e dagli Stati Uniti atterrerà il 23 ottobre, cioè vi lascio solo immaginare quale può essere la situazione. Dico a culture, cioè di chi fa il nostro mestiere. Noi lavoriamo prevalentemente con il turismo internazionale, e in questo momento è tutto fermo, e sarà tutto fermo molto probabilmente per un lunghissimo periodo, perché noi avremo adesso il turismo di residenti per i prossimi mesi nelle città d'arte, quindi diciamo l'escursionismo di famiglie, tutte da conquistare, perché dovranno decidere se venire da noi, andare al parco, andare al mare.
andare a farsi a un altro giro da qualche altra parte, altre escursioni. Quindi anche in questo caso completamente da conquistare. Poi arriverà il mese di ottobre, cominceremo a vedere qualche italiano che si scambierà le città. Prima di maggio del prossimo anno, di aprile maggio del prossimo anno, noi vedremo, non vedremo turisti. Quindi, insomma, credo davvero che la nostra situazione è una delle situazioni forse più complicate, cioè più lente. La ripartita sarà la più lenta di tutte. Grazie Letizia. Adam, presentati te al nostro pubblico che lo vedo già numerosissimo. Dico soltanto che Adam ci siamo conosciuti casualmente in una conference a Bologna l'anno scorso, a maggio, che ho avuto il privilegio di poter moderare. E da lì, almeno per me, Adam, è nato un amore infinito nei tuoi confronti per quello che fai e per le tue sensibilità. E Letizia ci riporta a delle cabine di regia territoriali. Cosa sta succedendo a Palermo? Presentati un po' intanto dicendo che cosa stai facendo. Intanto grazie a Robert, grazie a tutti voi, grazie anche a Letizia che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e apprezzare soprattutto il loro lavoro. A Palermo, io sono l'assessore alle culture del Comune di Palermo, a Palermo diciamo stiamo affrontando un po' gli stessi temi di cui poco fa parlava Letizia, nel senso che lo affrontiamo da un punto di vista un po' diverso, un po' più istituzionale, però lo sguardo che Letizia ha dato poco fa a tutto il mondo della cultura è un sguardo molto reale dal nostro punto di vista, nel senso che vediamo e percepiamo queste difficoltà quotidiane, anche perché questa crisi in cui noi stiamo vivendo, perché il mondo della cultura sta vivendo una crisi e il mondo anche legato al turismo sta vivendo una crisi, è una crisi che ha permesso anche a tanti di noi di vedere alcuni aspetti che prima non erano molto chiari, e credo che sia ancora più chiaro oggi il legame fra cultura e turismo. Poco fa Letizia diceva che le attività turistiche riprenderanno probabilmente l'anno prossimo, e questo influenza moltissimo tutto il mondo culturale. Il mondo culturale in questi anni ha avuto molto sostegno dal turismo tramite la tassa di scopo, che è la tassa di soggiorno, un'imposta che ha arricchito molto le nostre attività, ci ha permesso anche di svolgere alcune cose molto importanti. Ovviamente io sono anche un medico, sono un medico di medicina generale, sono un medico e quindi che vivo quotidianamente e settimanalmente la situazione sanitaria, perché continuo a svolgere la mia professione, quindi mi trovo anche dall'altra parte, come dire, della barricata, vedendo tutta una situazione sanitaria che sta pian piano coinvolgendo l'intero paese. Noi viviamo nell'emergenza sanitaria che è una delle più gravi che la nostra società moderna abbia mai conosciuto. Questo bisogna ripeterlo, perché io sento in giro un po' troppo ottimismo, devo dire, rispetto a un'apertura imminente di alcune attività. Si parla già di fase 2, fase 3, fase 4. Io voglio partire ricordando che pur andando verso la fase 2, la fase 3, noi potremmo tornare indietro alla fase 1 in un giorno soltanto. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Purtroppo il mondo culturale è un mondo fatto di, purtroppo o per fortuna, fatto di comunità, fatto di presenze, fatto di pubbliche, di pubblico, fatto di squadre, di persone che stanno a teatro, orchestre, attori, tecnici. Quindi è un mondo che necessita di contatto umano continuo. Il contatto umano, come sappiamo per ora, è una cosa che non possiamo più permetterci al momento. Noi siamo al momento vivendo in un periodo di distanziamento sociale, ecco. E allora come si concilia tutto questo? Beh, francamente non è detto che si debba conciliare. Certamente dobbiamo partire da un presupposto molto chiaro, che siamo in una situazione difficile e che non è detto che ne usciamo a breve. Come diceva Letizia poco fa, i tempi sono lunghi per il mondo culturale, per il mondo dei teatri, per il mondo dei cinema, per il mondo della lirica, per il mondo di tutte le attività culturali che hanno animato le nostre città in questo periodo. Basta pensare, noi fra qualche mese dovremmo
in questi mesi organizzare il festino di Palermo, un festino che non sarà certamente come gli altri anni, si ragiona su varie formule, si parla di festino in streaming, si parla di tanto, tante altre opzioni, pensiamo a tutte le attività teatrali, a tutte le attività dei piccoli grandi teatri, perché questa crisi ci ha insegnato anche che il mondo della cultura, gli operatori che operano dentro il mondo culturale, gli artisti, i tecnici, non hanno tutte le stesse garanzie, non hanno tutte le stesse tutele, non possono tutti attingere alla cassa integrazione. Allora, è un mondo molto diverso e diversificato nel suo contesto, è un mondo che ha bisogno quindi di approcci differenti. Ci sono delle grandi fondazioni culturali, della lirica, dei teatri, che hanno un sostegno concreto anche da parte del governo. C'è poi tutta una parte di mondo legato ad artisti e operatori culturali che organizzano i piccoli e medi eventi, e questi sono, diciamo, i precari della cultura. Io lo chiamerei i precari della cultura, anche se è un termine che a me non piace tanto, però è di fatto così. Loro sono molto legati alla stagionalità dell'evento, alla stagionalità degli spettacoli, e quindi per loro un'estate, una primavera estate che praticamente è stata cancellata, è una grande perdita, ed è una perdita che non è facile da colmare in quest'anno. E per noi questo dato è molto importante, perché io voglio mandare anche un messaggio per dicendo un'iniziativa che abbiamo portato avanti, avendo capito che Palermo, Milano, Firenze, Roma, Venezia, Napoli, Genova non possono assolutamente trovare gli strumenti per sostenere tutto il settore culturale da solo. Nessuno riesce a stare da solo in questo momento e ad operare da solo, e nessuno riesce a interloquire col governo da solo. È per questo che noi quasi un mese fa gli assessori alla cultura delle grandi città italiane abbiamo creato questa rete che ha cercato di interloquire con il governo, con le regioni, con l'ANCI, perché i problemi delle città italiane sono molto simili fra di loro, pur avendo in uno qualche distinzione. Allora, fare gruppo in questa fase è molto importante, perché si tratta della sopravvivenza del settore culturale in questo paese, un settore che, se non viene aiutato nel 2020, nel 2021 sarà molto difficile farlo rinascere e farlo rianimare in modo da far partire le attività culturali. Ecco perché io credo che noi siamo un settore strategico del paese, e siamo un settore che il governo debba attenzionare molto, molto, perché la cultura è quel motore che permette all'Italia di attirare tantissimi turisti. Ecco, quindi quando si parla della ripartenza del turismo nel 2021, non ci può essere una ripartenza del turismo nel 2021 se il settore culturale non potrà rimanere in piedi e sostenere questa tempesta che sta passando sopra le nostre teste. Io mi auguro che quest'anno passerà presto, devo dire, non sono molto innamorato del 2020, ma mi auguro che passerà presto con tutti noi che comprendiamo il sacrificio che tanti hanno pagato le persone che lavorano negli ospedali, gli operatori sanitari, hanno pagato le forze dell'ordine, hanno pagato tutte quelle che stanno affrontando questa emergenza, ma soprattutto ricordando che l'Italia ha avuto tantissime vittime, è una tragedia nazionale, noi stiamo vivendo una tragedia nazionale, e il mondo della cultura e dell'arte non può prescindere da questo fatto, e quindi dobbiamo vivere questo 2020 certamente con la voglia di ripartire, ma ricordando tutti che quei morti che sentiamo ogni giorno nei telegiornali, un numero, quel numero sono persone che hanno famiglie, sono persone che sono stati assistiti, aiutati da un personale sanitario, da un personale qualificato che ha sofferto molto per ogni perdita. Ecco, noi stiamo vivendo una tragedia, dalla tragedia bisogna anche saper rinascere, lo faremo, ma non dimenticheremo mai quello che sta succedendo oggi nelle nostre città e nelle nostre regioni, questo è molto importante. Adam, grazie infinite, un appello che forse viene anche dalla tua natura di medico, no? Mi sembra che tiri fuori anche un'anima che è sensibile su alcune tematiche. Prima di introdurre anche Secondo e Ferruccio e Francesca che contribuiranno, un'ultima domanda. Intanto Letizia, ti ritrovi un po' nelle parole di Adam? Il microfono. Certamente, ecco. Certamente. Io
Alle cose che dice Adam voglio aggiungere solo una riflessione, perché condivido praticamente tutto quello che dice e anche come lo dice, che è molto importante, anche come si dicono le cose. I musei e i luoghi d'arte devono diventare, non saranno più probabilmente per un periodo, come dicevamo, dei luoghi visitati da turisti che vengono da fuori, quindi possono diventare dei luoghi di produzione culturale. Forse un po' questo deve essere un po' dal punto di vista culturale. Io ho fatto un intervento prima che è tutto completamente basato sui flussi turistici, che è la cosa che più di tutti ci preoccupa. Poi c'è un tema che è quello dell'offerta. Ecco, se io immagino in questo momento cosa devono fare i musei, i luoghi d'arte, devono diventare dei luoghi di produzione culturale, perché forse niente come questo, mai come in questo momento, abbiamo delle cose da raccontare anche da innovazioni che abbiamo maturato ognuno nelle proprie case, e sempre, come spesso capita, i momenti di crisi possono diventare dei momenti anche di grande creatività. Robert, su questo punto voglio pure io soffermarmi. Quello che ha detto Letizia è giustissimo, devono diventare il luogo di produzione culturale, ma aggiungo io un altro elemento: devono diventare luoghi di didattica. Noi dobbiamo cercare di massimizzare la capacità di questi luoghi di offrire dei prodotti che vanno bene anche a chi sta frequentando la scuola da casa, perché potrebbe anche rappresentare una valvola di sfogo per un settore, poter creare dei laboratori a distanza, poter andare nelle scuole tramite le piattaforme che usa la scuola per la didattica a distanza, per insegnare arte, musica, teatro, anche lirica. Proprio ieri ne parlavamo con un gruppo di orchestrali che abbiamo qui. Bisogna cercare di mantenere il più possibile le attività culturali e di promuoverle anche sulle piattaforme telematiche, in attesa che i teatri tornino a essere aperti, in attesa che i luoghi di arte e cultura tornino a essere fruibili. Dobbiamo cercare, come dice Letizia, di come dire, ottenere il massimo da questo periodo, sia con la produzione culturale di questi siti, parlo di musei, di teatri, sia da uno strumento nuovo che potrebbe essere il coinvolgimento di questi luoghi nella didattica indirizzata alle scuole, che secondo me sarebbe molto opportuno cominciare a rafforzare la presenza di queste materie legate all'arte, alla musica, al teatro dentro il curriculum scolastico. Potrebbe anche rappresentare, come dire, una via d'uscita a una stagnazione che sta un po' dominando il settore. Grazie. Adam, solo una cosa prima di introdurre, farei iniziare con Secondo, che interagire con te, che ha una grande esperienza di gestione anche di luoghi della cultura. Adam, una veramente una cosa al volo. Palermo ha iniziato prima del 2018, che è stata capitale italiana della cultura, a utilizzare anche questa leva della cultura anche per un riscatto della città, per rigenerazione dei luoghi, per aprendola anche a livello di multiculturale, città aperta senza barriere. Questo è un percorso che tu vedi, che avete raggiunto obiettivi straordinari anche in chiave, Letizia, di economia turistica, perché poi alla fine i turisti a Palermo ci stanno andando, insomma. Ecco, lo vedi come un'interruzione di percorso molto pericolosa, questa? È una città difficile, complessa? No, è una città complessa, la sua complessità può anche essere una forma di attrazione. Una città che ha rappresentato per il turista un luogo, una destinazione sicura, non troppo cara, molto ricca di attrazione culturale, molto dal punto di vista gastronomico molto interessante. E diciamo, tutte queste ricchezze noi le abbiamo e le conserviamo e sapremo anche promuoverle in futuro. Certamente è una città che si sta interrogando cosa fare in questo periodo di, chiamiamolo così, di passaggio, fra questo momento e la ripresa delle attività turistiche e dei viaggi, dell'arrivo dei turisti, quindi della ripartenza di un intero settore. Noi punteremo molto sul turismo interno, il turismo soprattutto loco regionale, ma anche nazionale.
nell'ottica del periodo medio-breve, sperando che anche a un certo punto l'anno prossimo torneranno tutti i flussi turistici che con gli aerei dall'Europa, anche da altre parti del mondo, con le crociere potranno poi rianimare la nostra città. L'esperienza che abbiamo avuto a Palermo negli ultimi 7-8 anni è un'esperienza talmente formidabile che ci ha dato una base molto forte, una base che ci permetterà anche di sopravvivere a questo periodo. Ma siccome questo è un periodo difficile per tutte le città italiane, ecco perché io ripeto il mio invito al governo italiano affinché prenda a mano la situazione, perché serve una soluzione comune per tutti. Dopodiché ogni città saprà come diversificare un po' il suo modo di vedere le cose. Microfono, grazie Adam. Secondo, vuoi iniziare te, anche se poi tutti aspettano Francesca perché vedono la foto e poi tocca sempre a Secondo invece a Ferruccio, però iniziamo con Secondo, insomma. Raccontaci della tua esperienza, che tutti ti conoscono in costiera, ma magari chi ci segue da fuori meno, insomma. Sì, grazie. Che c'entri con la cultura? Centro nella misura in cui nella mia vita mi sono occupato di sviluppo locale in varie posizioni, da quella di sindaco di Ravello a quella di coordinatore nazionale dei piccoli comuni dell'ANCI, e lo sviluppo locale in un territorio soprattutto come quello della costiera amalfitana è quasi esclusivamente turismo, anzi è esclusivamente turismo nella misura in cui è cultura, nella misura in cui il turismo e la cultura fanno da traino anche all'agricoltura, quel residuo di pesca o altri momenti produttivi del paese. E poi mi sono occupato di beni culturali in modo più diretto, allora quando nel 2002 volli dare origine e vita alla Fondazione Ravello, riuscendo a coinvolgere provincia, regione, Ministero dei Beni Culturali e Ente Provinciale per il Turismo. Una delle prime esperienze in tal senso d'Italia. E poi mi sono occupato per diversi anni di Villa Rufolo, il monumento principe di Ravello. Ma nel passato vorrei affondare il dito nella piaga dello sviluppo locale, perché sto in questi mesi, in queste ore, sto vivendo una sensazione un po' brutta, perché vedo un paese, vedo un sistema tutto orientato e preso dalla contingenza. La contingenza è una cosa importantissima e soprattutto questa contingenza è di una gravità inaudita, inaspettata e inaudita. Per cui non voglio minimizzare e sminuire i problemi della contingenza. Però attenzione, noi in Italia abbiamo imparato sulla nostra pelle alcuni fenomeni. Ci siamo mai chiesti perché in Italia l'inquinamento marittimo, l'inquinamento dei fiumi è enorme? E ci siamo mai chiesti perché nei comuni quelle che maggiormente presentano disfunzioni sono le reti fognarie? E potrei continuare, ma mi fermo. Bene, tutto questo è legato a un fatto, che chi amministra è assorbito dalla contingenza. La contingenza significa risolvere il quotidiano e soprattutto fare in modo da poter essere rieletti. Tutto quello che va oltre quest'arco temporale, questa dimensione temporale, interessa poco o nulla. Allora, beni culturali, turismo. L'Italia ha un patrimonio di beni culturali che ha alle spalle all'incirca 2000 anni, e mi fermo ai romani e ai latini, ma potremmo andare oltre. Ma diciamo 2000 anni. L'industria turistica in molte aree d'Italia, fra queste la costiera amalfitana, è un'industria già attiva 100 anni fa. Quindi parliamo di un secolo e di parecchi secoli per i beni culturali.
la contingenza quanto durerà? Un anno ancora? Intendendo il venir fuori da questa emergenza legata ad un virus che dovrà dismettere le sue armi nel momento in cui un vaccino potrà essere distribuito su scala mondiale. Ma in ogni caso è un periodo talmente breve. E allora mi domando, perché investire tante energie, tante risorse, tutti e tutto sulla contingenza? Una parte del paese, una parte per ruolo, per competenza, forse è il caso che si dedichi ad altro e si dedichi a quel futuro, all'eternità che dovremmo prospettare davanti a tutto questo. L'imprenditore alberghiero oggi, così come l'imprenditore che gestisce un bene culturale, si deve sì preoccupare di riaprire le porte il prima possibile, ma intanto la mia domanda, e la rivolgo un po' al panel dei relatori e anche a chi ci ascolta, ma il nostro mercato, che è fatto di domanda e offerta, quale mercato sarà fra un anno? Quali mutazioni avrà la domanda? Quali mutazioni deve avere l'offerta per farsi trovare all'altezza della domanda? Non dimentichiamo, e questo è un errore che stiamo commettendo, che la contingenza ci sta portando a individuare in questa crisi una crisi come se fosse una crisi qualsiasi, come poteva essere la crisi legata a un terremoto in un'area, come poteva essere una crisi legata a un'alluvione o anche una crisi economica che riguardava qualche stato o anche più di qualche stato. Questa, non ci dimentichiamo che il giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente la pandemia, ecco, quel giorno si sarebbero dovuti accendere delle spie che purtroppo ancora oggi io non vedo, non percepisco. Poi sarà mia ignoranza e qualcuno me lo farà notare. Che significa questo? Cambierà la domanda mondiale. Il problema non è solo nostro, il problema ce l'hanno tutti. Ce l'ha il turismo spagnolo, ce l'ha il turismo della Jugoslavia, per rimanere su due sponde del Mediterraneo, ma ce l'avranno tutti. L'americano come uscirà fuori da questa crisi? Questa è la domanda che ci dovremmo porre. Dovremmo tentare di dare delle risposte e probabilmente momenti di dibattito come questi andrebbero incentivati e, mettendo insieme più intelligenti, come si fa con la filiera dei computer, mettendone insieme più di uno si fa un mega computer, molto banalmente. Probabilmente se mettiamo insieme un po' di cervelli, qualche cosa di previsione del futuro riusciamo a tirarla fuori, ed è in quella direzione che noi dovremmo andare. Peraltro, noi abbiamo assistito negli ultimi anni, negli ultimi decenni, parlo della costiera amalfitana in particolare, vorrei rimanere con i piedi su questa terra, non me ne vogliano gli amici del panel. Abbiamo assistito in costiera amalfitana ad una profonda deviazione dell'offerta. L'offerta che nasce in un primo momento 100 anni fa come generatrice di domanda, oggi invece è un'offerta totalmente sbracata sulla risposta alla domanda. Questo è un mutamento fondamentale e io non vorrei, la mia paura è che la contingenza porterà a fare delle scelte ancora più sbagliate. Perché non approfittiamo di questa pausa? E qui mi riporto a quello che Andrea Ferraioli, che è il nostro ospite di questo momento, ha dichiarato al TG2 qualche giorno fa. Quando le macchine sono obbligate a rimanere ferme per qualche motivo, se ne approfitta per fare il rimessaggio. Forse è il caso che noi approfittiamo di questa ferma prima ancora che per capire come dobbiamo distanziare il prossimo cliente in un ristorante e come igienizzare i luoghi, forse ci preoccupiamo su come mettere a punto qualcosa che recuperi e ripari ai guasti pregressi. Questo è un territorio afflitto dal problema del traffico, afflitto dal problema del dissesto idrogeologico,
strade che si interrompono dalla sera alla mattina e stravolgono tutto, stravolgono gli orari dei transfert dall'aeroporto qui e viceversa, fanno perdere un volo a tante persone. Questa è la nostra quotidianità. Vogliamo riaprire senza mettere le mani su questa quotidianità? Sicuramente la ripartenza sarà lenta e graduale, sicuramente non avremo subito i problemi del traffico, ma se non ci attrezziamo sul fronte sanitario, dove un giorno sì e un giorno pure ci troviamo di fronte alla minaccia di chiusura dell'unico presidio ospedaliero che abbiamo in Costiera Amalfitana, vogliamo capire se possiamo inventarci qualcosa per togliere almeno questa piaga. Dovremmo vendere un territorio molto più sicuro, perché su una cosa sono certo, la domanda mondiale cambierà profondamente e soprattutto cambierà perché sarà fortissima la domanda di sicurezza sanitaria e igienica. Oggi la domanda che si preoccupa della sicurezza sanitaria è quella limitata a chi soffre di patologie particolari. Chi ha una nefropatia si preoccupa se dove sta andando ci sta qualche centro di dialisi e così via. Domani la domanda sarà invece rivolta ad una sicurezza sanitaria molto più complessiva, per cui tante cose non ce le potremo permettere. Allora in questo sì, mi fermo. Grazie. Buttando un ultimissimo flash e poi mi taccio totalmente. La Costiera Amalfitana vive soprattutto di paesaggio, e per paesaggio intendo la sommatoria di tutti i beni culturali, materiali e immateriali, dove l'immateriale è quello che fa la parte del leone, è lì che dovremmo guardare con molta più attenzione. Allora, grazie Secondo, ottime sollecitazioni, mi scrive Adam che deve andare in giunta e per cui noi ti ringraziamo tantissimo Adam, e possiamo mandarti un po' di elaborazione di tutto questo in modo che possiamo magari fare qualche cosa assieme, insomma, scambiarci delle esperienze. Insomma, di essere con voi nella Costa Amalfitana tutti assieme, che è un posto che io amo molto. Io sono siciliano d'adozione, ma sono anche un po' campano, un po' insomma, amo tutta l'Italia. Questo, diciamo, il bello dell'Italia, che è tutta, un paese tutto da amare. Diceva bene Secondo, bisogna valutare molto bene che tipo di mercato ci sarà per il futuro, e questo l'aveva anticipato Letizia parlando dei flussi turistici che dovranno anche adeguare a tutto un sistema di trasporto che cambierà moltissimo. Noi però siamo un paese che dell'ottimismo ha fatto e fa e farà virtù. Noi siamo un paese che deve credere nelle proprie risorse, un paese che è molto molto ricco di beni culturali, ma ricco anche di paesaggi e di beni culturali materiali e immateriali, come diceva Secondo, e quindi noi abbiamo tutte le carte in regola per cercare di affrontare il prossimo periodo. Dobbiamo soltanto aspettare che questo periodo passi e che le nostre strutture sanitarie faranno il loro lavoro, i nostri scienziati troveranno i vaccini. Abbiamo affrontato molti periodi difficili, affronteremo anche questo. Bisogna trasmettere un po' di ottimismo a questo punto. Vi ringrazio molto e spero di vedervi anche a Palermo presto. Quello sicuro, ci puoi scommettere. Buon lavoro, Adam. Allora, Ferruccio e Francesca, con voi un po', però Letizia, qui mi arrivano domande che sono tutte per te fondamentalmente. Il ruolo della tecnologia, Letizia, in tutto il vostro, diciamo, prendiamo il Colosseo ad esempio, che forse è quello che più nell'immaginario abbiamo ben presente, le code e tutto quello che ruota intorno, e la tecnologia ha un ruolo in tutto quello che state riprogettando, l'esperienza di un grande attrattore culturale come questo? Ma intanto c'è qualche cosa con cui state immaginando? Robert, non ti sento. Mi hai sentito? Bene. No, perché va e viene la tua. Dico soltanto. Però ho capito la domanda. Infatti lo so. Soltanto. Ecco, vai. Allora, intanto io mi scuso, alle 12:25 purtroppo un'altra call, vi devo lasciare. Insomma, fra 5 minuti devo lasciarvi.
Allora, le tecnologie, ma intanto sulle code al Colosseo. Le code al Colosseo ci sono perché ci sono i controlli di sicurezza, quindi no, lo dico perché non sono code di biglietteria quelle che vedete, sono le code all'archetto per fare i controlli della sicurezza. E quindi ci sono quelle code, esistono da quando c'è stato Charlie Hebdo, vi ricorderete, e sono stati resi obbligatori poi da quel giorno i controlli di sicurezza nei musei. Detto questo, le tecnologie hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella gestione degli accessi nei luoghi d'arte e di cultura. Noi, vi racconto solo un aneddoto, ma noi nel 2000 avevamo già il biglietto dentro lo smartphone, quindi tu potevi passare al tornello direttamente. Quindi noi abbiamo smaterializzato il biglietto di carta da tantissimo tempo, altrimenti non avremmo prevenduto milioni di biglietti nel mese di febbraio, biglietti che stiamo in questo momento riposizionando con dei voucher, che è il nostro problema più grande che abbiamo, perché in questo momento noi stiamo cercando, senza sapere quando si apre, ma soprattutto come si apre, riposizionando. E quindi per fare questo abbiamo dovuto mettere in atto un software che ci consentirà, che ci ha consentito, per esempio, di dare dei codici per poi riposizionare, quando sapremo come si apre e quando si apre, tutte le prenotazioni, tutte le prevendite che noi abbiamo effettuato, sia al consumer, ma moltissime al B2B, come voi ben sapete. E anche ora, per il distanziamento sociale, ci sono tecnologie all'avanguardia di tutti i tipi. Ne utilizzeremo naturalmente non dappertutto le stesse, perché poi per ogni situazione c'è anche una cura diversa. Naturalmente una cosa è una pinacoteca, una cosa è un museo, una cosa è una biblioteca, una cosa è un archivio, sono proprio anche modalità di fruizione molto diverse. Sicuramente ci stiamo attrezzando per i parchi in questo momento, perché riteniamo ragionevole immaginarsi che la prima cosa che apriranno saranno proprio i parchi archeologici e i parchi naturalistici. Voglio salutare gli amici della Costiera, soprattutto dicendo che noi siamo poi gestori di molta parte del patrimonio culturale dell'isola di Capri, e da in Costiera, lavoriamo in campagna da sempre, ma soprattutto in Costiera gestiamo da meno di un anno la Grotta dello Smeraldo. Quindi io penso che potrebbe essere anche questo un modo per cominciare a fare sistema, e noi siamo a disposizione. Letizia, grazie infinite. Ti possiamo mandare un po' di idee, te ce ne dai altre, e sì, mettere insieme tutto? Mi piace di non poter sentire gli altri due colleghi del panel, ma purtroppo ho un altro impegno e quindi me ne devo preoccupare. Posso fare altre 4 minuti? Io fra 4 minuti stacco. Prima vi ascolto. Bene, grazie infinite. Francesca e Ferruccio, chi comincia? Inizia Ferruccio, che riprende un po' le cose di secondo, che secondo me, da quello che ci siamo detti anche ieri sera in call, vi ritrovate su alcuni punti. Assolutamente sì, perché giustamente il secondo mette l'accento sul patrimonio, settore immateriale del patrimonio culturale, e questo è una cosa che diciamo, da una parte permette un'ulteriore valorizzazione dell'offerta della Costiera, dall'altra probabilmente incrocia bene le esigenze nuove che ci saranno dopo questa crisi. Io sostanzialmente vorrei dire, onestamente, mi occupo, insomma, io di origine urbanista, quindi mi occupo dei sistemi nella loro interezza, quindi non ho una specifica competenza nel caso nel settore turistico, però nel redigere il piano di gestione sostanzialmente abbiamo posto molta attenzione proprio alla complessità del sistema e del sistema costiero. Non ha un caso che diciamo, tra i 10 obiettivi strategici che il piano ha identificato, 3 sono relativi al patrimonio culturale, diciamo, tradizionalmente inteso, e gli altri sono tutti quanti relativi ad altri aspetti, che sono quelli che hanno generato il patrimonio culturale e che però concorrono ancora oggi alla sua tutela. E parlo di patrimonio culturale materiale o immateriale. In particolare l'agricoltura. Non ci dimentichiamo che l'UNESCO, la Costiera, è stata inserita
nella lista del patrimonio dell'umanità, perché è un esempio mirabile di come l'uomo ha adattato il territorio alle proprie esigenze. E questo mix tra terrazzamenti, che sono il paradigma dell'alterazione che l'uomo ha fatto del territorio, e le falesie, che sono il documento di una preesistenza naturale con cui ha dovuto fare i conti la comunità locale, ebbene, questo è sostanzialmente il motivo di fondo dell'iscrizione della Costa d'Amalfi nel patrimonio dell'umanità. Ecco quindi che valorizzare, o per meglio dire supportare, l'agricoltura diventa un intervento che serve alla tutela dell'intero patrimonio, quindi dell'intera offerta culturale, sia di patrimonio culturale materiale sia immateriale, per quel che attiene per esempio alle conoscenze sulle tecniche di costruzione e riparazione dei muri a secco, sulle tecniche di allevamento della vigna, di alterazione integrazione delle colture orticole sotto i vigneti, eccetera. Ora, che cosa fare dopo? C'è una grande opportunità. Perché? Perché, per esempio, noi abbiamo problemi del traffico, ma il traffico è anche determinato dal fatto che arrivano gli autobus. Ebbene, se per esempio si riorganizza l'intero sistema della mobilità, impedendo l'accesso agli autobus, ma integrandolo con una fitta e diffusa rete di trasporti individuali o di piccoli gruppi, noi rispondiamo all'esigenza post-coronavirus di non avere grandi gruppi, e contemporaneamente offriamo opportunità di lavoro integrativo sia a chi gestisce una flotta di tassi e auto pubbliche, sia a chi gestisce la flotta di collegamenti marittimi. Voglio dire che ci stanno delle grandi opportunità che possono diventare tali muovendo dalle difficoltà che noi incontriamo oggi e che incontreremo dopo. Tutto questo, ripeto, tenendo conto del nuovo paradigma del turismo, perché se noi passiamo dai grandi gruppi organizzati, che sono poco compatibili con l'offerta e le caratteristiche della costiera, ai piccoli gruppi di turisti che arrivano con il fai da te, quindi che arrivano qui con il passaparola, ebbene, noi avremo sicuramente una migliore possibilità di adeguarci alle nuove norme che ci saranno per proteggerci dal virus, e contemporaneamente avremo la possibilità di proporre nuove opportunità di lavoro e fare in modo che questo sistema non viva solo di turismo o viva di turismo più indotto del turismo, ma viva di altre cose. Pensiamo ad esempio che cosa può significare la possibilità di supportare l'agricoltura favorendo l'offerta di vacanze e lavoro nei momenti in cui c'è la raccolta, che spesso mi costa, da quelle informazioni che io ho, non viene fatta perché costa troppo arrivare fin sulle terrazze, dove ancora oggi si arriva solo col mulo perché non c'è accessibilità. Cioè, voglio dire che se noi cominciamo a ripensare, e qui mi raccordo con tutto quello che è stato detto prima di me, a nuovi modelli di offerta, probabilmente riusciamo sia a superare delle disfunzioni antiche e sia a proporre nuove opportunità. Ho finito, Ci sarà poi, ci sono le domande dal pubblico che vi coinvolgerò, per chi ha pazienza ancora di rimanere una decina di minuti. Francesca, sì. Ormai se fai parte del nostro team, per cui hai capito un po' come noi ti stiamo coinvolgendo. Le sollecitazioni sono tantissime. Ecco, a te un po' da fuori, insomma, se è una piattaforma di open innovation che è possibile, che noi pensiamo molto a questo anche nel percorso del distretto turistico, ci sono le condizioni che questo diventi una piattaforma di innovazione economico sociale. Lasciamo fuori la parola turismo per un momento, perché il turismo, fra l'altro, è una conseguenza. La costiera, a mio avviso, io lo vedo così, insomma, è uno dei posti più desiderati al mondo, per cui come tale, finita questa emergenza, ritorneranno a visitarla perché è amata, perché è irrinunciabile nell'immaginario collettivo.
però questa è un'occasione per esserci in una forma differente. Noi abbiamo basato tutto il percorso del distretto turistico Costa d'Amalfi su tre pilastri, che sono la sostenibilità, l'accessibilità e la responsabilità, fondamentalmente. E quindi, come dice Ferruccio, ma anche come ha detto Secondo, insomma, è un po' preoccuparsi non tanto della prossima stagione, che ci sarà, diciamo, e quindi l'economia ripartirà, ma come la vogliamo poi restituire alla prossima generazione. Qui sono iniziate tutta una serie di iniziative che sono state fin dall'inizio da quest'autunno, la distribuzione ad esempio delle borracce in Tetran agli studenti per sensibilizzarli a una coscienza plastic free. C'è un progetto di installazione di strumenti per la mobilità, come le ricariche elettriche, per una mobilità sempre più sostenibile. C'è la mappatura dei sentieri per cercare di alleggerire la parte mainstream e portare un pochino più all'interno, e tante altre iniziative, tra cui anche una dorsale wifi che dovrebbe dare dei vantaggi soprattutto alle aree interne, per dargli la possibilità di avere dei collegamenti che siano più vicini a questo millennio rispetto a quello passato. Francesca. E allora sì, io cerco di, le sollecitazioni sono state tantissime, individuo alcuni temi e dico la mia, ma molto è già stato detto, però trovo che alcune cose in particolare siano fondamentali. Quello di cui mi occupo è quello di individuare, quindi di progettare, di sviluppare dei progetti che siano in grado di individuare sui vari territori delle specificità e anche le risorse umane, in modo tale che tutto venga integrato in un sistema che poi sia in grado di creare valore aggiunto sul territorio, nonché nuove forme di crescita economica. Questa progettazione, questa parola, ovviamente si fa solitamente in momenti, ora dire momenti come questo sembra brutto, però mi devo rifare alle parole di Secondo, che secondo me hanno veramente un grande valore, ovvero in questo momento in cui siamo ovviamente fermi, potrebbe occorrere riprogettare, quindi è un momento adatto per fare questo, quindi per sviluppare nuovi progetti sul territorio. Secondo ha parlato di diciamo condizioni che vengono considerate base, ovvero le strade, la sanità, ma anche secondo me un qualcosa che si fa molto poco, ovvero quello di analizzare quelle che sono le risorse umane e le risorse di competenze dei territori, per cercare di capire quelle che possono essere delle strade differenti per creare economia, per creare attrattori, per creare nuovi modelli di sviluppo che poi potranno portare anche al turismo. In questo mi rifaccio invece a quello che diceva Ferruccio su tutto quello che riguarda il patrimonio immateriale. È chiaro che le persone nel post-Covid cercheranno sempre di più un territorio sicuro, ma anche un territorio, e questo è un tema che abbiamo già affrontato, in grado di dare cura. Cioè, ci sarà questa necessità delle persone di essere in qualche modo, di sentirsi in un luogo che dà la serenità, la cura. E proprio un posto come la Costiera Amalfitana e il distretto ha già in qualche modo le caratteristiche, proprio perché il suo patrimonio immateriale è così sostanziale rispetto anche a quello materiale, o comunque va di pari passo, ha già la possibilità di sviluppare l'agricoltura, quindi il buon cibo, il cibo a filiera corta, la possibilità di stare in luoghi all'aperto per questa natura incombente che in tutta la costiera ovviamente possiamo ammirare, il senso proprio anche di cura dell'ospite che è insito in tutto quello che fa parte della cultura immateriale di questo luogo, che però significa anche ovviamente andare a incentivare, come diceva giustamente Ferruccio, l'agricoltura, la pesca, le competenze territoriali, diciamo ripensare a tutte queste
a questi ambiti che in questo momento risultano non amalgamati, ma che sono delle potenzialità che in qualche modo parzialmente inespresse o non totalmente valorizzate, diciamo così, secondo me in questo momento è particolarmente importante, perché dà la possibilità di ripresentarsi poi, innanzitutto con un'offerta differente, e quindi andare poi a intercettare anche un turismo differente. Concordo con quello che diceva Secondo sul fatto che non è un problema solo della costiera, ma quello del grande turismo di massa, quello di aver dato semplicemente risposte alla domanda e non più offerte a prescindere, mettiamola così. Questo è purtroppo un meccanismo che avviene in tutte le destinazioni turistiche così importanti. Forse questo momento ci dà la possibilità di ripensare anche a questo tema: che cosa il distretto di Amalfi e la costiera amalfitana in particolare hanno da valorizzare sul proprio territorio, e oppure da costruire o da appunto riparare, come può essere la questione dei trasporti, eccetera eccetera, per riuscire a dare un'offerta a prescindere diversa rispetto a quella che c'era nel passato, senza perdere ovviamente quelle che sono le specificità, ma anzi valorizzandole ed essendo in grado di interloquire quindi con nuovi turisti potenziali, perché comunque per diverso tempo ci sarà da ragionare con un nuovo pubblico, quindi con una nuova domanda, che però potrà essere incentivata da una nuova offerta. Questo credo che possano essere le strade da intraprendere per evitare che questo periodo corrisponda anche a una contrazione della progettualità, mentre dovrebbe essere un'espansione di progettualità perché ce lo permette. Robert. Grazie Francesca. No, Robert. Allora. Scusami Robert, volevo, se, certo, se mi è consentito aggiungere qualche cosina a quello che Francesco ha finito. Per voi. No, perché diciamo la sua analisi induce a ricordare una serie di interventi che nel piano di gestione sono, paradossalmente sembrerebbe che sono fatti apposta per rispondere alle sue suggestioni. Per esempio quello di valorizzare tutti i siti minori della costiera. Noi abbiamo chiamato la costiera altra, ma comprende per esempio i siti di arrampicata. Non so quanti sanno che la costiera è un, diciamo, offre una enorme quantità di siti dove è possibile fare delle arrampicate in roccia, offre una serie di edicole votive che, diciamo, sono un poco il documento di una cultura immateriale che nei secoli ha lasciato però tracce sul territorio. Per esempio, uno degli interventi previsti nel quadro dell'obiettivo strategico di miglioramento dell'offerta turistica è quello della capacity building, cioè quella di formare figure professionali capaci di supportare questa nuova domanda di turismo, se volete, di progettare una nuova offerta di turismo. C'è, diciamo, l'obiettivo di promuovere il turismo emozionale, inteso come turismo che offre non tanto visioni e visite di elementi quanto esperienze. Quindi, diciamo, tutta una serie di interventi che hanno come comune denominatore il fatto che hanno come target piccoli o piccolissimi gruppi per arrivare fino alla singola coppia, e come, diciamo, filo rosso che l'iconica quello di proporre una costiera altra ma anche autentica, molto più autentica di quella che viene rappresentata nelle cartoline e che sostanzialmente viene venduta dai tour operators. Grazie Ferruccio. Non ci senti, io devo ringraziare due persone che magari possono anche mettersi online con la faccia, che sono Imma e Salvatore, che sono dietro la macchina. Imma si occupa della comunicazione nel distretto turistico della Costa d'Amalfi e Salvatore è un po' responsabile di tutta l'information communication technology, ovvero senza di lui questo affare non si poteva fare, che nessuno aveva le competenze per mandare avanti. E secondo, ma c'è un problema di mettere insieme una governance? Io sto pensando a questa striscia di mare di 35 chilometri dove ci sono, non so, mi sembra 13 comuni che insistono, no?
anche nella tua responsabilità di ex amministratore, di ex sindaco, che livello di complessità questo ha? In questo modo stiamo cercando anche di rispondere ad alcune domande che sono dal pubblico. La costiera amalfitana ha un difetto storico, storico inteso come ultimi 50 anni di gestione e di amministrazione. Non ha mai fatto squadra e non ha mai fatto sinergia. Fino a qualche anno fa l'unico momento di sinergia e squadra è stata la comunità montana. E grazie alla comunità montana oggi in Costiera Amalfitana abbiamo raggiunto dei traguardi inaspettati, dalla DOC al riconoscimento dell'UNESCO, e a parte la comunità montana non c'è stato più nulla di pubblico, se non iniziative puntuali e più privatistiche che hanno tentato di aggregare. Oggi questa deficienza la paghiamo a caro prezzo, ed è quello che auspicavo. C'è stata una richiesta caduta nel nulla di qualche giorno fa del sindaco di Ravello su mia propulsione, affinché i 14 sindaci, includendo anche Vietri, con un gruppo di esperti, dall'economista all'amministrativista, al sociologo, all'esperto in sviluppo locale e così via, insieme cercassero di immaginare una proposizione futura. È caduto nel nulla perché tutti hanno preferito puntare alla contingenza. Io insisto su un concetto: come cambierà la domanda nel mondo e che cosa possiamo fare noi per dare una risposta concreta, o quanto anche per generare una domanda. Secondo me dovremmo attrezzarci come modello, sfruttando il concept che con un'intuizione geniale qualche anno fa ha tirato fuori la Coldiretti per l'agricoltura, il chilometro zero. Cioè noi dovremmo riuscire a generare nel mondo una domanda di esclusività, del tipo: se vuoi assaporare questa cosa devi venire per forza qui, perché la trovi solo qui. Questa cosa è l'insieme di quello che dicevo prima, il pacchetto di materiale che abbiamo, di beni culturali materiali, e il pacchetto di beni culturali immateriali. L'altro aspetto è che le nuove tecnologie dovrebbero deflagrare anche in Costiera Amalfitana, voi per la gestione del problema del traffico, ma voi anche per la gestione del patrimonio di beni culturali. Ieri pomeriggio all'Università di Salerno ha discusso una tesi di laurea una ragazza argentina che si è laureata in ingegneria e architettura, e il tema della tesi di laurea, della quale peraltro ero correlatore, era il modello di HBIM applicato a Villa Rufolo. Il modello HBIM è il futuro per gli edifici, per il patrimonio soprattutto culturale. Peraltro sarà un obbligo di legge da qui al 2025. Quanti lo sanno? Quanti si stanno preoccupando di andare in quella direzione? Di fatto nessuno. Che io sappia, è l'unico monumento della Campania che ha approcciato questo problema, e abbiamo tirato fuori un piccolo modello, ovviamente è una tesi di laurea, ma lì dentro ci sono tutti gli elementi. Questo discorso andrebbe fatto per tutto. Le nuove tecnologie oggi sono complementari ai beni culturali e si esaltano reciprocamente, perché mettono in luce le potenzialità vere. Peraltro, con le nuove tecnologie potremmo andare nella direzione che diceva intelligentemente, ogni tanto riesce ad esserlo, Ferruccio Ferrigni, scherzo ovviamente, me lo permettono anni e anni di presentazioni. Il patrimonio minore della Costiera Amalfitana è quello il futuro. Il patrimonio maggiore, la Grotta dello Smeraldo, Villa Rufolo, Villa Cimbrone, la Villa Romana, sono tutti beni, seguendo il trend innescato, destinati ad essere l'oggetto di una fotografia, di una ripresa, e basta. Mentre il patrimonio minore ti consente di avere
una permanenza e soprattutto una mobilità interna alla costiera amalfitana, che è quella che va recuperata. Invece abbiamo lavorato stupidamente a rafforzare la mobilità esterna. Più gente viene da fuori e più guadagniamo. Stupidi e cretini che l'abbiamo fatto tutti quanti. Dobbiamo invece ritornare a qualche anno fa, quando da Positano volentieri il turista veniva a Ravello e viceversa. Oggi non vengono più, perché il turista serio, quello che dovrebbe essere il turista standard della costiera amalfitana, non è disposto a stare 4 ore in macchina in un traffico bloccato. Ma questo è uno dei tantissimi aspetti quasi secondari. Il patrimonio culturale minore è quello che è la vera struttura portante della costiera amalfitana, e lì intendo i muri a secco, la limonicoltura, la viticoltura, gli usi, il caseificio, il piccolo caseificio, la piccola cantina enologica. In costiera amalfitana abbiamo assistito a un fenomeno straordinario, che con la crisi del metanolo la cantina, l'unica cantina per antonomasia della costiera amalfitana, è scomparsa. Il Gran Caruso Vini, nessuno se ne ricorda più l'esistenza. Tenete conto che quando Enrico Caruso arrivò in America si accreditava come parente dei Caruso di Ravello per fare aprirsi le porte. Quindi eravamo una realtà mondiale. Scomparso, perché non ha saputo reagire. Nel mentre è esplosa la enologia della costiera amalfitana, che oggi ha portato alla DOC il vino della costiera, e soprattutto ha creato delle eccellenze, una delle quali sta a furore, ma a Tramonti sono delle eccellenze straordinarie per quanto riguarda il vino. Perché non farlo scoprire? La colatura d'alici di Cetara, tutta la filiera enogastronomica minori, Tramonti, Maiori. Abbiamo un trascorso filmografico pazzesco, tutto caduto nel nulla. Giù al fiordo di Furore sono stati fatti investimenti importanti, non ci va nessuno, perché portiamo gente che se ne frega del fiordo di Furore. Allora, se non invertiamo questo trend e lancio una pietra nello stagno, gli imprenditori alberghieri della costiera amalfitana facessero un accordo con le sigle sindacali e dessero priorità come manodopera a quanti in questi mesi di ferma, per esempio, partecipano a dei corsi di formazione sulla identità culturale della costiera amalfitana, sui principi di base dello sviluppo locale, organizzati dagli albergatori stessi, e in questo il distretto potrebbe essere il perno e il centro di una iniziativa. Banale finché vuoi, ma potremmo far capire a chi lavora nel turismo della costiera amalfitana che c'è un patrimonio che sta lì, se ne sta andando a buone donne, e che invece dovremmo riprendere e valorizzare. Grazie, secondo. È un certo Cosmo di Mauro che secondo è il top. Propongo di chiedere secondo bene immateriale UNESCO. No, vabbè, l'ho pagato. L'hai pagato, chiaramente. Sì. Mi sono procurato un po' di amici. Sì, esatto. Allora, fra le cose che abbiamo intrapreso in questo percorso, c'è stato un incontro che abbiamo avuto l'11 di febbraio, pre-Covid, diciamo, abbiamo portato i referenti delle 19 sedi estere e la direzione del marketing centrale di ENIT, che è l'Agenzia Nazionale per il Turismo, e li abbiamo fatti quindi incontrare con l'ecosistema della destinazione turistica costiera amalfitana. Ma l'obiettivo è più ampio e riprende esattamente quello che dice secondo. Abbiamo creato, buttato giù i presupposti per un accordo di cinghia e trasmissione fra narrazioni originali che vadano oltre il mainstream e chi all'estero ha il compito, come antenna, come contatto con il tour operator, con tutto il mondo del turismo, e gli racconteremo tutto quello che secondo ha detto. Usciamo quindi dalla cartolina e riprendendo una sollecitazione che Ferruccio mi ha dato ieri sera, e tiriamo fuori da questa cartolina la tessera del mosaico, e questa tessera del mosaico cerchiamo di promuoverla, e con articoli originali sui media esteri, con
forme di racconto, di narrazione che siano anche in grado di incrociare domanda e offerta. Mi sembra una cosa molto concreta, è un accordo che si come lo abbiamo fatto con Invitalia, che è l'Agenzia Nazionale per gli Investimenti, e qui riprendo un discorso che a me sta caro, perché se noi riusciamo, voi anzi più che altro, a generare nuove economie, che sono quelle della valorizzazione degli aspetti minori o più nascosti del territorio, si generano nuove occasioni imprenditoriali. E questo è soprattutto per i giovani, per chi si ha percorsi di studio orientati alla valorizzazione dei patrimoni, e con Invitalia abbiamo un accordo che cerca di favorire anche l'aspetto finance, sostegno, misure e incentivi per creare nuove imprese, soprattutto giovani, soprattutto al femminile. Quindi sono cose molto molto concrete, insomma, non, in cui volevamo cercare di coinvolgervi tutti quanti il più possibile, insomma. Robert, per esempio, ci sta un problema a cui abbiamo accennato più o meno durante tutti questi interventi, il problema dell'agricoltura, che diciamo in parte, come giustamente ha ricordato il secondo, sta vivendo una stagione di sviluppo dovuta soprattutto alla creazione della DOC. Tra l'altro c'è un piccolo problema, nell'UNESCO la costiera è denominata costiera amalfitana, mentre invece la DOC è denominata Costa d'Amalfi, per dire. Quindi è banale, ma sarebbe una cosa, diciamo, utile quella di unificare le denominazioni. Un altro aspetto della questione: non ci stanno nei comuni, nei 15 comuni che sono inclusi nel sito, non ce n'è uno che usa il logo dell'UNESCO per dichiarare: guardate, io faccio parte di un territorio UNESCO. Sono piccolissime cose che però possono aiutare a definire un'immagine, un brand e altre cose del genere. Ma per esempio c'è il problema di fondo che non è possibile trasferire una quota, anche piccolissima, dei profitti e dei ricavi generati dal turismo all'agricoltura, per supportare quelle coltivazioni che concorrono, che hanno concorso a determinare il paesaggio e che ancora oggi lo rendono attraente. Perché? Perché obiettivamente la tassa di soggiorno, per dire, può essere usata solo per attività e interventi nel settore del turismo o al turismo direttamente collegati. Ma sarebbe per esempio possibile, ipotizzabile, la creazione di una carta della Costa di Amalfi che potrebbe generare un ricavo che per l'utilizzatore dà diritto a sconti nei negozi, nei ristoranti, a ingressi ridotti nei teatri o negli altri luoghi, diciamo, dove ci sta una bigliettazione, ma che potrebbe, diciamo, essere utilizzata per supportare con una quota dei ricavi l'agricoltura. Guardate, nelle Cinque Terre loro campano esclusivamente con la vendita delle card delle Cinque Terre. Lì effettivamente c'è il problema dello spostamento da un posto all'altro, per cui se uno non prende il treno non può visitarle tutte quante. Infatti non a caso le Ferrovie dello Stato prelevano il 70-75% dell'importo della card. Però loro vivono benissimo, con un ricavo abbondante, con la sola vendita delle card. Ebbene, in Costiera Amalfitana si potrebbe verificare l'opportunità e la possibilità di praticare, di mettere in piedi questa iniziativa per recuperare risorse da utilizzare per supportare l'agricoltura, o per meglio dire quella parte dell'agricoltura che concorre in maniera determinante alla conservazione del paesaggio. Un'altra cosa che si può fare è quella di supportare cooperative di giovani, per esempio, che recuperano le terrazze abbandonate, che sono una quota non trascurabile dell'intero patrimonio terrazzato della costiera, per, diciamo, in modo tale da contemporaneamente restaurare paesaggio e offrire opportunità di lavoro che oltretutto contribuirebbe anche a quella filiera cortissima di cui si parlava un attimo fa, insieme ad altre iniziative, tipo quello dell'uso dei prodotti locali nelle scuole, tipo quello dell'adozione di appezzamenti e quindi della promozione di un altro turismo. Cioè sono
una serie di iniziative che probabilmente in questa stagione di post-crisi potrebbero trovare un ascolto un poco più attento di quello che hanno avuto finora. Ecco, ma questo su Ferruccio riprende proprio il discorso che era di integrare un soggetto governativo che aiuti anche con la finance a dare gambe a tutto quanto. In Italia è il soggetto preposto. C'è soltanto da lavorarci un po'. Senti, secondo, io pensavo che fosse l'assessore alle culture di Palermo, il direttore generale della Coop Cultura, la vera star, ma qui vedo soltanto complimenti nei tuoi confronti, di tutti i tipi, però. Grazie, secondo. Ho investito parecchio, tutti i caffè. Esatto, quindi prendi nota, però, perché sì. Grande analisi, seconda parte, non so. Volevo rispondere a Ferruccio, integrare, dicendo gran parte delle cose che lui ha detto e ha proposto pochi minuti fa, li troviamo in questo documento sotto forma di idee progetto e che probabilmente andrebbero rivisitati. Giusto per cronaca, in questo progetto che non vedo online, che è il dossier di candidatura a Capitale della Cultura 2020 per la Costa d'Amalfi. Ferruccio diceva il logo, e noi abbiamo anche dato un logo a quella proposta, che è questo che vedete, ed è un disegno di Manuel Cargaleiro, fatto su ceramica, che non è stato adottato da nessuno. Questo progetto è stato approvato da 14 comuni della costiera amalfitana, ma bocciata la candidatura, non un solo comune ne ha attivato uno. Tutti approvati e condivisi. Qui dentro c'è di tutto, tutto quello che ci siamo detti, compresi i progetti che proponeva Ferruccio Ferrigno. Per chi proprio vuole occupare il tempo di questa emergenza lo può fare andando su Facebook alla pagina Ravello 2020 Costa d'Amalfi, c'è il dossier totale che è un vero e proprio progetto, è il disegno della costiera amalfitana di domani. Si dovrebbe parlare di questo, poi per carità di Dio, come mettere il piatto a tavola per tante famiglie è prioritario, però qui banalmente faccio una riflessione: per la contingenza e l'emergenza bastano amministratori bravi, e per quello che stiamo dicendo invece servono degli statisti. Questa è la differenza fra qualche amministratore, qualche politico attuale e gli statisti. Non so quanti possono fregiarsi del titolo di statista oggi come oggi. Vediamo tra due minuti. Ecco qua, scusatemi dal telefono. Allora, sono le 12.56, quindi siamo andati ben oltre. Questo webinar sarà fra un paio di giorni, grazie a Salvatore, a Imma, reso disponibile anche su YouTube, in modo che uno possa riavvolgerlo se ha perso dei pezzi o non l'abbia avuto l'occasione per altri impegni di seguirlo. A Francesca, a questo punto, che secondo me è la migliore di noi quattro, per dare un saluto finale, una conclusione, insomma. Francesca, non si sente. Il microfono, Francesca. Il microfono. Eccomi, scusate, avevo... Ti eri autozittita. Esatto, per evitare rumori che potessero interferire con quello che dicevate. No, credo che le sollecitazioni siano state tante e credo che in realtà ci siano anche delle proposte operative, al di là addirittura del documento che secondo ci ha in qualche modo invitato a leggere, che io sinceramente leggerò con cura, perché credo che ci siano dei temi che sono validi per la costiera e validi in generale. Io sono molto legata a questo tema dell'immateriale, come dicevo già prima, perché credo che per un posto come l'Italia, in particolare poi per la costiera, sia davvero il futuro, cioè il patrimonio, il nostro patrimonio immateriale è qualcosa su cui manca progettualità, manca purtroppo una competenza profonda
e manca un'integrazione tra le specificità, quindi la capacità di mettere insieme i vari settori dell'immateriale e farli diventare distretto, diciamo, in qualche modo dell'immateriale, come, perché questa, perché sono tutte caratteristiche sinergiche sul territorio, per cui sono in grado, come diceva Secondo e come diceva anche Ferruccio, di darsi valore aggiunto in maniera vicendevole, per cui credo che possa essere un momento davvero adatto per parlare di qualcosa di cui si parlava molto una quindicina d'anni fa, ma che poi in qualche modo invece è andato perdendosi completamente. Quindi credo che questo tipo di sollecitazioni siano poi quello che è venuto fuori di più significativo, oltre ovviamente ai contributi di tutti, però secondo me è su questo che dobbiamo basare un po' la progettualità, nel sentirci e nel provare a capire anche insieme quali possono essere i passi concreti da portare avanti. Bene, bene. Io vi ringrazio tutti. L'appuntamento con i webinar per la settimana prossima. Ora faccio una riflessione sul tema da trattare. Vi ringrazio molto davvero da parte anche di Andrea Ferraioli, che per impegni concomitanti non è riuscito a partecipare, però la famiglia Ferraioli, mi sembra Cuomo Ferraioli, sia stata molto citata, no? In questa oretta insieme, parlando di comunità montane, parlando di vino, di agricoltura eroica, di eccellenze del territorio. E per cui, insomma, a tutti quanti un grazie, a presto per nuove news, siete connessi con le nostre newsletter, con le nostre forme di comunicazione, non ci perderemo di vista, quindi appuntamento alla settimana prossima. Grazie soprattutto a Francesca, perché ha dato un colpo a quello che stiamo vedendo più che sentendo. Grazie a Ferruccio, è stato un grandissimo piacere, e alla star che è Secondo, che mi sembra veramente abbia soltanto avuto dei grandissimi complimenti e tifo da stadio, per cui alla prossima occasione. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao ciao ciao, ciao. Ciao.